addirittura la musica che li accompagna sui blocchi, Stefano. Questa ancora dovevamo Vai. Vederla, questa invece è la gestualità di Marcel Jacobs. Dai, che di rabbia ne è accumulata quest'anno. Citru, Marcel. Corsia 4 per Citru Ali, corsia 6 per Marcel Jacobs. Partenza subito valida, vai Marcel, scarica i cavalli sulla pista, vai. Adesso parte la progressione di Marcel Jacobs, parte Marcel Jacobs, non ce n'è per nessuno, 9.95, Italia, 9.95, il re è tornato, Marcel Jacobs si mette in testa la corona europea e mandiamo giù questo boccone amaro di una stagione che sin qui era stata difficilissima. 9.95, Marcel Jacobs è campione d'Europa, ha eguagliato il record dei campionati stabilito proprio dall'atleta che è stato battuto qui, Zarnel Hughes, che ha chiuso con 9.99. Bravo Marcel, bellissima finale che per quel che si era visto in semifinale, Stefano, insomma, un po' ci aspettavamo quest'esito, vento praticamente piatto, e comunque questo è intanto Azu al primato personale 10-13, e questa è la gioia dell'atleta che si porta a casa la medaglia di bronzo, e per il quarto posto in virtù di quella partenza pazzesca che dicevamo e che ci aspettavamo. Ma Jacobs ha fatto di meglio, è partito forte, Hughes lo ha appaiato e lo ha accompagnato per tutto il 100 metri, ma Jacobs è sfilato avanti e ha vinto la gara. Marcel Jacobs, campione olimpico, campione del mondo indoor, campione d'Europa, campione! Campionissimo Marcel Jacobs, intanto lo rivediamo questa partenza, Stefano, la possiamo ancora andare a commentare. Eh sì, qui è già avanti, e Hughes però lo va a contrastare e forse gli recupera qualcosina. Sì. Ma Hughes nel finale, quando pensavi che stesse andando via Marcel Jacobs, comunque... Ma Jacobs qui è controllato, vedrai che ci dirà che completamente sgombro come era nella semifinale non è. Sì, e lo abbiamo visto già dal taping che ha portato in pista.